Quest'anno Fleischmann celebra i 55 anni dall'introduzione della gamma in scartamento N. 55 anni tuttora ricchi di idee e sviluppi innovativi, dalla nostra prima locomotiva a vapore all'introduzione del sistema di comando Z21, sono state tutte pietre miliari che hanno reso il nostro marchio ciò che è oggi. In questa occasione, naturalmente, sono entrati a far parte del programma di novità Fleischmann anche alcuni modelli speciali. La locomotiva a vapore per treni rapidi gruppo 01 in versione DB e DRG. Dopo la fusione delle ex ferrovie statali per formare la Deutsche Reichsbahn Gesellschaft DRG, all'inizio del 1921 fu fondato il Comitato Ristretto per la Standardizzazione delle Locomotive. Il primo compito importante di questo comitato fu lo sviluppo di un programma per la costruzione di nuove locomotive standard. Con le serie 01 e 02, questo nuovo programma costruttivo comprendeva anche due tipi di locomotive per il servizio treni rapidi. Dopo la costruzione di preserie di locomotive e approfonditi test, si optò per la locomotiva a vapore surriscaldata bicilindrica serie 01. Fino al 1939 le macchine funzionavano con i tender rivettati del tipo T32. In seguito le nuove consegne furono dotate dei tender di tipo T34 saldati e le locomotive già in servizio vennero gradualmente convertite allo stesso modo. La versione originale con i grandi deflettori parafumo Wagner e le pompe aria e alimentazione nelle nicchie fumogene venne riconvertita nel corso del tempo. I grandi deflettori parafumo vennero sostituiti con deflettori di tipo design Witte e venne sostituita la maggior parte dei deflettori rotanti. Grazie al riposizionamento delle pompe al centro della vettura si ottenne una migliore visuale del binario. Ma anche presso la Deutsche Reichsbahn queste iconiche macchine sono rimaste in servizio per lungo tempo, deliziando i numerosi appassionati di ferrovie. Le famose locomotive Pacific vennero impiegate in varie applicazioni nel corso degli anni. Nel servizio passeggeri trovarono impiego in tutti i servizi, dai treni espressi pesanti fino ai treni passeggeri leggeri. Il servizio nella famosa tratta ripida Schiffe-Ebene divenne una sorta di cult per molti appassionati di ferrovie all'epoca della fine delle locomotive a vapore nella Deutsche Bundesbahn. Il modello del gruppo 01, versione della Deutsche Reichsbahn Gesellschaft, riflette nel modello tutte le caratteristiche specifiche dei primi anni di utilizzo. La caratteristica più evidente qui è il tender tipo T32, caratterizzato dalle eleganti file di rivetti, ma anche il cassone del carbone è riprodotto sapientemente in ogni dettaglio. Le finezze stilistiche includono poi i pannelli del carrello. La lunga caldaia dello 01 si caratterizza per le sue numerose linee e la disposizione del duomo fedele all'originale. Anche il tetto della cabina di guida è verniciato di colore chiaro in omaggio all'originale. Il modello scorre sui binari a scartamento N con i grandi deflettori parafumo Wagner e include anche la porta della camera di fumo originale con chiusura centralizzata. La replica del gruppo 01 riproduce insomma in ogni dettaglio un autentico treno espresso dell'epoca seconda. Oltre alle due carrozze per treni espressi, sono particolarmente degne di nota l'ABC e la carrozza postale in stile prussiano. La versione 01 della Deutsche Bundesbahn è riprodotta nelle tipiche condizioni operative dell'era terza. Le caratteristiche più salienti sono i deflettori parafumo di tipo Witte e il classico tender T34. Nella cabina di guida si notano a colpo d'occhio i moderni paravento, una caratteristica tipica della Bundesbahn. La pompa dell'aria e di alimentazione è correttamente posizionata sul circuito. Sotto il circuito si notano le grandi ruote motrici, caratteristiche del gruppo 01. Insieme al dettagliato comando, mostrano ciò che è possibile realizzare oggi in una scala di 1 a 160. Il frontale della locomotiva, con la classica porta della camera di fumo delle DB, è già allineato allo standard della Bundesbahn. Colpiscono poi gli eleganti fanali con supporti indipendenti, così come il dettagliato pancone. Con un treno rapido di 4 unità, composto da eleganti carrozze di tipo Schürzenwagen e una carrozza portabagagli con cabina sollevata per macchinista, il gruppo DB01 ha il suo accompagnamento perfetto. Dal punto di vista tecnico, anche i modelli del gruppo 01 non lasciano niente a desiderare.
oltre a straordinarie caratteristiche di scorrimento, i modelli si caratterizzano anche per l'elevata forza di trazione, necessaria per il trasporto di treni espressi. Le versioni digitali offrono poi l'illuminazione commutabile della cabina di guida e del motore, nonché funzioni audio fedeli all'originale. Un altro classico arriva poi con la locomotiva diesel del gruppo V100 della Deutsche Bundesbahn, anch'essa completamente ridisegnata. Queste locomotive si trovano ancora oggi in uso presso innumerevoli amministrazioni ferroviarie, alcune con vernici dai colori vivaci, il che dovrebbe rendere particolarmente felici tutti i collezionisti. Negli anni 50 la Deutsche Bundesbahn aveva bisogno di una locomotiva diesel versatile che potesse fornire servizi di treni passeggeri e merci su diramazioni non elettrificate, ma fosse anche abbastanza veloce da essere utilizzata sulle linee principali. Per lo sviluppo della V100 sono state sfruttate le esperienze positive con i precedenti sviluppi. Nel 1955 è stata aggiunta alla gamma dei modelli una locomotiva a carrello con cabina di guida centrale e potenza da 800 a 1000 cavalli. Dopo una lunga fase di test, apparve chiaro che la V100 sarebbe stata un grande successo e allo stesso tempo avrebbe segnato l'inizio di una completa sostituzione delle locomotive a vapore. Con l'introduzione del numero di computer, la designazione della serie fu cambiata in 211, quella delle macchine più potenti in 212. Dopo il classico rosso, a partire dal 1974-75, numerose macchine sono state proposte con una livrea di colore blu oceano beige. A partire dal 1987 venne introdotto come colore di base il concept cromatico rosso orientale e 10 anni dopo la livrea della Deutsche Bahn AG in rosso traffico. Oggi le locomotive sono in servizio principalmente presso ferrovie private, ma sono utilizzate ancora nel traffico giornaliero in molte parti d'Europa. Il modello completamente nuovo, sviluppato da Fleischmann, appare come un modello dettagliato e contemporaneo in scala esatta. I corrimani di manovra autoportanti e il dettagliato pancone catturano l'attenzione a prima vista. A seconda della variante, i modelli sono dotati anche di spazzaneve. I carrelli si segnalano per il gran numero di incisioni che riproducono dettagli dell'originale. La cabina di guida offre ovviamente una visuale libera e dimostra come sia stato possibile alloggiare in modo compatto tutti i componenti tecnici. Nelle versioni digitali, il modello dispone di un decoder audio di serie che può essere utilizzato per attivare diverse funzioni audio e l'illuminazione della cabina di guida. Il prossimo modello mostra come Fleischmann sia in grado di stupire anche sul piano dell'audio, riproducendo in modo dettagliato i suoni dell'originale, l'automotrice con turbina gas gruppo 602. Le scarse prestazioni dei treni diesel della serie 601 portarono nel 1971 alla conversione di 4 carrozze a motore con un nuovo tipo di propulsione a turbina a gas. Le straordinarie unità multiple erano particolarmente apprezzate dagli appassionati di ferrovie. Da un lato, per l'aspetto insolito con le grandi prese d'aria, necessarie per il raffreddamento dei motori di trazione, ma dall'altro per il caratteristico suono dei treni. Tuttavia, durante i molti anni di esercizio, la speciale tecnologia di azionamento non fu in grado di affermarsi e portò alla fine alla soppressione di questi treni. Il modello Fleischmann è ora disponibile con il caratteristico suono della turbina a gas in entrambe le motrici di testa, nella versione con la scritta Intercity. Questa meravigliosa unità multipla si distingue in particolare per le raffinate incisioni e gli eleganti dettagli.
La verniciatura nitida e una stampa impeccabile spiccano anche nel modello su piccola scala. Il gruppo 602 è un vero classico che non dovrebbe mancare in nessuna collezione e riflette sapientemente l'aspetto tipico della Deutsche Bundesbahn dell'epoca.